Buonasera a tutti, benvenuti a piacere mio, la nostra bellissima, ottima, fantastica Francesca Ceti. Buonasera, benvenuti, Gianni Decimo. Siccome siamo alla fine del programma, cara Francesca, ho dovuto sfoggiare il repertorio migliore, quello che veramente penso di te. Perché poteva sembrare dalle Giustamente. puntate precedenti che in realtà non fosse così, ma in realtà lo è. Grazie, Ti lascio allora ti l'onore e ringrazio. l'onere di introdurre il nostro compagno di Il nostro viaggio. amico Aristide. Buonasera, Grazie, Aristide. buonasera, buonasera. Quisque optimus sui, no? Si diceva, Sì. cioè ciascuno è ottimo per se stesso, Ma a me quindi piace anche dire unicuique suum, a ciascuno il a ciascuno suo. sue, sì, E questa è questo un'altra e cosa, in questo caso però va nella benissimo. puntata di oggi sarà una frase da Sarà utilizzare, a una ciascuno il suo. frase da utilizzare oggi, vi anticipo già che io vi porterò a conoscere una splendida donna dell'antichità, importantissima e dotata di estro, un po' come la nostra ospite. Esatto. Francesca, di cosa parliamo stasera e di chi è l'ospite? Questa sera parliamo di televisione e della difficoltà di affrontare un provino. È con noi la signora della TV italiana Gianna Tani. Grazie, buonasera, Buonasera signora Tani, buonasera. bentrovata, grazie Grazie a infinite voi dell'invito. di aver accettato il nostro invito a essere qui. Come nasce una star? Gianna Tani, Cairo Editore, 2009. Per quanti anni lei, signora Tani, è stata la dirigente dell'ufficio casting Mediaset? Direi 23, perché stavo facendo tutti i conti, perché poi ho iniziato a Mondadori Rete 4 nell'83, nell'84 Rete 4 è diventata Fininvest, quindi unisco un attimino tutte e due le cose, i tempi, comunque 23 anni. Possiamo dire che l'ufficio casting di Mediaset, uno dei più prestigiosi uffici casting in Italia, è nato con lei? Beh, sì, perché non c'era, io avevo cominciato con una produzione che era Mamma non mamma, storica, con Marco Predolini, Sabina Ciuffini, e così ho iniziato a fare casting, facevo tutt'altro, facevo produzione televisiva, ma non. E così è continuato, ho cominciato a tenere via un provino, un archiviare quell'altro, dopo qualche tempo ho cominciato a dire, ma tu che hai visto delle belle ragazze, perché non ce le dai per una telepromozione? E così è diventato importante l'ufficio e tutti i provini ho avuto la malaugurata idea di tenerli via dall'84 ad oggi e quindi sono ancora ovviamente a Mediaset e sono utilizzati per vedere com'erano, che cosa è cambiato degli artisti, come sono cresciuti o se sono rimasti al palo, però Una questo cosa è. che mi piacerebbe molto ricordare è questa: quando lei è arrivata all'ufficio casting Mediaset, o comunque quando lei è entrata in Mediaset, Certo, lei non era c'è. già Gianna Tani. Di Sì, cosa si perché occupava prima? mi occupavo di televisione, quindi facevo produzione, però nasco con le vecchie dal 77, con le televisioni locali, Tele Santerno, Antenna 3, Tele Alto Milanese, Tele Nord Italia, insomma, tutte queste piccole. Quindi viaggiavo, facevo il piccione viaggiatore. E mi occupavo sia di curare la trasmissione degli ospiti, come segreteria, andavo a prenderli alla stazione, li portavo in studio, li contattavo, così ho imparato a fare televisione facendo televisione a 360 gradi. Che poi è quello che si dovrebbe fare, credo, no? Per imparare veramente cos'è una macchina televisiva, nessuno lo insegna a scuola. Si La gavetta dovrebbe essere questa. usa La ancora questo termine oggi, gavetta? gavetta, Funziona? no. No, funzionerebbe, ma non viene né usato né messo in pratica. E secondo Questo lo lei come dobbiamo. mai? Cos'è cambiato? Perché la vecchia scuola non Perché non si fatica? ha più tempo e soprattutto i giovani non hanno voglia e tempo di apprendere. Arrivano, ma io so già fare perché ho letto, mi sono documentato. No, la televisione, lo spettacolo, come per gli attori, benissimo, scuola di teatro, di recitazione, è sul palcoscenico. Il sapore della polvere, del legno, vivere dietro le quinte, quello poi si apprende sul campo e invece tanti vorrebbero arrivare già al successo senza impegnarsi troppo e questo è un guaio. Lo Aristide. sai, caro Gianni, che i casting ante litteram c'erano già nell'antichità perché effettivamente c'erano queste giovani fanciulle, ma anche attori Sì. in erba che venivano contattati da impresari per poi lanciarli nel mondo del teatro, come animatori di spettacoli a corte, I famosi giullari. i giullari o comunque anche le danzatrici, le flautiste. Quindi erano
giudicate sia chiaramente per la loro bellezza, ma soprattutto per le loro capacità nell'eseguire la cosa che a loro veniva richiesta. Quindi c'è un papiro che parla di un impresario che tratta con direttore di teatro la possibilità di far lavorare un attore piuttosto che un altro. Ecco, qui vorrei, prendo spunto dalle tue parole, Aristide, per chiedere una cosa, un concetto a cui tengo molto, la signora Tani. Un provino, non si finisce mai di premetterlo a sufficienza, è un colloquio di lavoro a tutti gli effetti, come se uno facesse il medico, va al colloquio di lavoro presso l'ospedale, o il geometra o l'ingegnere. Nei ragazzi che vengono da lei, crede che questa consapevolezza ci sia o è più facile venire così? E tanto la televisione è facile. La seconda parte, perché dice, beh, intanto ci provo. E proprio anche l'altro giorno a un colloquio privato mi ha chiesto, vorrei fare televisione, che cosa sai fare? Non ti chiedo che cosa vorresti fare. Quindi la mia domanda è cambiata, è che cosa sai fare? No, ma vorrei fare. No, partiamo dal concetto. Quindi purtroppo arrivano e accedono ai provini proprio così, per gioco, tanto magari mi mettono in un reality, magari mi usano per qualche cosa, magari trovo la strada. No, e questo è il grave, così. La chiarezza di intenti è fondamentale, sì, mi insegna lei, sì, nonché la preparazione prima di affrontare il provino. Perché quando arrivano i curriculum, adesso che non sono comunque più a Mediaset, ma che mi occupo lo stesso come scout, come ricerca di volti nuovi per la web TV, e leggo i curriculum, voglio diventare famoso, voglio, ecco, già purtroppo mio malgrado cerco di scartare, se ogni giorno io ho fatto corsi di formazione, faccio questo, mi piacerebbe accedere, mi piacerebbe mettermi alla prova, ecco, questo allora comincio a prendere in considerazione. No, io ti sostituisco un attimo perché è una domanda che mi brucia, però al di là delle capacità tecniche, però conta la bellezza, bucare il video, sì, per certi programmi o per certi ruoli. Assolutamente sì. Ecco, conta quello. Assolutamente sì, perché il primo impatto è comunque la gradevolezza, io dico la piacevolezza, la carineria, che non si sta parlando di essere belli, ma piacere al pubblico. Poi in questo mi conforta tantissimo, Perché? No, così, perché se mi dice che la bellezza non è fondamentale a priori, allora mi conforta. Però il piacere, ossia guardare la telecamera, trasmettere, non aggredirla, ma nello stesso tempo non essere ritrosi, c'è questa via di mezzo. E poi c'è la dote innata, che è quella che uno va davanti a una telecamera, vede bella, punto e fine, o bello, assolutamente, questo. Però per rimanere nello spettacolo in televisione non basta appunto solo la bellezza, ritorniamo, poi ci vuole la preparazione. Qui abbiamo uno splendore di ragazza che oltre a essere bellissima studia, veramente io questo lo posso garantire tutti i giorni e credo che abbia qualche curiosità da chiedere. Che cosa vorresti fare da grande? Io vorrei fare la presentatrice, sinceramente. Quindi stai studiando? Che cosa? No, sto facendo esperienza sia qui che in altre web TV. Ma come carta stampata anche, sai anche scrivere oltre che presentare? Scrivere no, ho fatto corsi di modi. Visto la malformazione. La deformazione, non la malformazione. No. Questo è male perché so che sono a casa vostra e quindi devo essere io vostro. Facevo già un provino a lei, no? È chiaro, la deformazione. Ascolti, prima di parlare di Francesca e delle tantissime ragazze che vorrebbero affacciarsi al mondo della televisione e quindi si presentano da lei per affrontare un provino, vediamo come la cinematografia ha rielaborato questa prova, questo momento importante nella carriera di un artista, vero Francesca? Sì, difatti per la nostra rubrica guardiamo ora uno spezzone del film Parlami di te. Se c'è qualcosa che devo dire. Tu pensa a stare rilassata? Sono rilassatissima. Ciao Stefano. Salve, voglio solo sapere se c'è qualcuno che conta più degli altri. A parte me, nessuno. Guarda, mi fa proprio ridere oggi. Meno male. Eccoci qua. Io lo riconosco. È questo, è questo. E quella è la scala da cui scendi tu. Vale, per cortesia, non fare la sfiga, ok? Buongiorno. Salve. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua. Allora, lei è Valentina. Ciao. Franco, Lucia, Alberto. Ciao. E ciao. Amalia. Ben arrivato. Grazie. Come va? Solite tardi nel caso. Quando lo volevo fare? Siamo pronti, aspettavamo voi. Vuoi bere qualcosa? No, sto benissimo, grazie. Lucia, falle vedere la posizione. Va bene, vieni. Ci sto più capendo niente. Non ti preoccupare, stai tranquilla. Guarda, fermati qui, ti diranno tutto loro, ok? Ok, e questo dove lo metto? Dove ti pare? Lo metto là.
Dunque, vado via. Sì, vi sento. Guarda la telecamera che è di fronte. Sì. Quanti anni hai, Valentina? 18. Hai già fatto qualcosa prima in questo campo? No, non ancora. Però ho imparato prima a ballare e poi a camminare. No, scherzo. Però veramente so fare tutto. Mettetemi alla prova. So anche recitare. Ditemi voi quello che volete che faccia. Facci vedere i tuoi profili. Ok. Uno. E due. Bene. Volete che vada indietro e torno verso di voi? Sì, brava. Ok. Come andava? Sì, senti, ti mandiamo una canzone, ok? Va bene. Tu ballala, se la conosci, cantala. Va bene. Vai con la musica. La conosco. Signora Tani, secondo lei questo è lo stile giusto di affrontare un provino, compresa la respirazione affannata? No, non è proprio lo stile giusto, però era molto determinata la ragazza, secondo me, e molto preparata. Sapeva che cosa, a quale provino andava incontro e è arrivata perché sapeva muoversi, sapeva... Certo che tutta questa ansia vista così, uno dice aspetta un attimo, fermati, riposati, riprendi il respiro, ne riparliamo... Forse sarebbe stato... L'esaminatore, meglio. In questo caso, cosa gradisce vedere nel candidato che si presenta? Cambia molto dal ruolo, da che cosa si cerca, perché in questo caso la ragazza ha fatto vedere la sua simpatia, la sua... perché vuole che faccia vedere così, vuole che... No, è il selezionatore che dice, guarda, adesso fammi una sfilata, fammi vedere i profili, appunto in questo caso fammi vedere se sai ballare, non precedere, perché magari è un po' troppo aggressiva come situazione. E secondo me bisognerebbe trovare il giusto equilibrio, perché anche quello, cosa vuole che io faccia? Che cosa vuole vedere? No, ecco, ci vuole... La ragazza del film è arrivata molto preparata, ma è arrivata anche perché è l'amante o la fidanzata, quello che volete, del presentatore della trasmissione. Quanto contano le raccomandazioni in questo caso? E mi passi il termine, gli inciuci. Partiamo dal concetto che non sono raccomandazioni, ma sono segnalazioni. Gioco molto su questa parola, perché effettivamente... Lui, avendo la conoscenza, ha detto, guarda, io ho una ragazza carina, bella, così, mettetela alla prova. Quindi la segnalazione permette intanto di arrivare al provino, questo sicuramente. I famosi inciucci, le famose raccomandazioni vere, non arrivano al provino. Arrivano già nella trasmissione perché... Arrivano direttamente. Ma quindi. Sì, perché se una è raccomandata, deve sostenere un provino con 100-200 persone, magari delle attese, passare al vaglio. Non è più una raccomandazione seria, su via. Quanto conta la forma in cui il curriculum viene redatto, composto, agli occhi di un esaminatore? Perché tanti magari non hanno fatto niente e scrivono, ho fatto questo, molto fatto... importante. Perché quando arrivano dei curriculum con 8 pagine, ad esempio gli animatori hanno questo bellissimo modo. Ho portato in scena Shakespeare, ho fatto Pirandello, ho fatto Gesù Cristo Superstar, ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Poi sono degli spettacoli all'interno di un villaggio turistico. Basta un termine, animatore come attore, cantante, ballerina all'interno degli spettacoli del villaggio turistico. Quindi... decantare tutte le rappresentazioni non serve, serve elencare fatto teatro stabile, fatto corsi, accademie e non lo stage sotto casa così, è molto importante perché poi chi guarda centinaia di provini si annoia, non può andare a guardare 20 pagine, oppure chi dice guardi lei trova su YouTube un centinaio di miei video, ma io devo andare a guardare, tu mi dici quello che ti piace, che ti rappresenta di più e io posso anche guardare, catturarlo, tenerlo in evidenza. Quanti personaggi famosi, cioè al giorno d'oggi già arrivati, lei ha provinato nella sua carriera fino ad ora? Beh, ne parlavamo di 23 anni di casting, ne ho provinati tanti, da Brignano, Panariello,
perché ho girato tutta l'Italia nel visionarli e anche nel ricercarli. Non so, Rossella Brescia, ad esempio, era a teatro a vedere Stefania Orlando, che era l'attrice, e tra il corpo di ballo c'era Rossella Brescia, e ho detto: vieni a fare una prima audizione per una trasmissione televisiva. E infatti è così, ha iniziato con Castagna, una trasmissione di Castagna. Con Alberto Castagna. Con Alberto Castagna, e è successo spesso. Poi, chiaro che facendo il provino, quando cercavamo cabarettisti, comici, come dicevamo, Panariello così, chiaro che lui era già Panariello perché faceva già la trasmissione in Toscana con Benvenuti, quindi era già... Però ho visionato anche persone, ho provinato, come si dice... E persone anche già famose, e questo mi ha permesso di vederli crescere, ecco. Questo è importante. Persone già famose spesso devono sottoporsi comunque a un provino se il ruolo ricercato è un ruolo particolare. Non importa che si chiami Gerry Scotti piuttosto che Michel Lunziker. Deve fare il provino su parte. In quel caso non è un provino conoscitivo, ma è un provino su parte per vedere se quel ruolo lo può sostenere. Infatti volevo intervenire perché mi diceva lei prima scherzosamente che ha provinato anche il mio caro amico Alfonso Signorini, il mio compagno di banco, ma per verissimo, no? Sì, era uno scherzo. Quando ha lasciato Mediaset abbiamo fatto una puntata salutando Mediaset, e Alfonso fa: ma tu non mi hai mai fatto un provino? E allora era un gioco così per le parti. Brignano, ad esempio, ha iniziato con me, nel senso, il mio primo provino credo fosse addirittura per la Sai l'ultima, come barzellettiere. Quindi poi il percorso per arrivare al successo o a essere noti o avere delle trasmissioni è vario, non ha variato, è vario, ma perché dipende dall'opportunità, da quello che uno vuol fare. Papi, ad esempio, già tu... Certo, è arrivato, voleva fare il cabarettista con un pezzo vecchio, obsoleto, veramente assurdo. Però Papi, qui la interrompo perché ricorda spesso il suo primo provino, l'ha raccontato anche a me personalmente. Ho detto: ma cosa ti ha detto la signora Tani quando hai fatto il provino? E lui disse: la signora Tani, ricorderò sempre, mi disse: hai una faccia troppo bambina, devi crescere, devi aspettare ancora qualche anno. Corrisponde a verità? Questa frase io non me la ricordo. Questa io gliel'ho detta a Giorgio Mastrotta, perché era sempre agli inizi, voleva fare il concorrente, il cacciatore, conquistare le donne, aveva la faccia da bambino, e sicuramente a Giorgio gliel'ho detto. Se dovesse cercare un cacciatore di donne, eccetera, chiami pure che io le do i contatti miei personali. Sì. No, faccio per agevolare il suo lavoro, non per altro. Però è vero, la faccia purtroppo, corrisponde anche a questo, nel senso, quando parlavamo prima di bellezza, non è il canone, però se un uomo... che ha 18 anni e li dimostra tutti, non può fare il cacciatore, certo. Non ha né la pile né la... Chi è che ha provinato Costanzo, per curiosità? Era forse un po'... La Costanzo io la conoscevo ancora quando ero in Galleria d'Arte, perché avevamo ideato di fare un settimanale che era il minimo, si chiamava il minimo, e appunto con Costanzo era molto carina l'idea che era il minimo di tutto, del costo del ristorante, del viaggio, del luogo, della località. Poi non è nata, però insomma avevamo messo sulla carta molto molto carina questa idea. Tra tante persone, Lenoir Casalegno stessa per Costanzo l'avevamo provinato, e lì dietro le quinte conobbe Sgarbi e si fidanzarono. I percorsi sono... Senta, è molto importante secondo me il discorso delle agenzie, cioè esistono tantissime agenzie, o presunte tali soprattutto, che si occupano di procacciare talenti, e soprattutto esiste un sottobosco di agenzie che promettono sogni di gloria, ma poi di fatto difficilmente i candidati o gli iscritti a queste agenzie arrivano. Quanto è importante, ad esempio, per una ragazza come Francesca che volesse provare a fare la velina, perché so che questo è il suo sogno, trovare il contatto giusto per provarci almeno? Beh, credo che veline, quando me ne occupavo io, facevo i provini in studio, nelle piazze, insomma, andavo a cercarmele onestamente. Quindi agenzie che sottoponevano i loro candidati ci sono.
L'importante è che queste agenzie non spendano appunto la parola garantendo un successo, garantendo il futuro, garantendo i guadagni. Questo è sbagliato, perché anche i corsi di formazione, di scuole, che stavamo dicendo anche prima, funzionano forse, se però uno non ha la prerogativa di essere un attore, un cantante, perché è inutile che gli dicano no, tu vieni, vedrai che migliorerai. È impensabile. Quindi promettere il successo, anche un regista non può promettere e garantire il successo. Tante agenzie si fanno anche pagare fior di soldi promettendo il book, promettendo il composite. Lì non promettono, perché il book e il composite lo realizzano. Ma quello poi, che è l'errore grosso, è che dicono: piccola, farò di te una star, tu farai questo perché avrai successo. No, perché il successo non è decretato da un book, da un video, da una foto, assolutamente, il successo è decretato da quello che lei saprà fare davanti a una telecamera. Questo mi sembra un messaggio molto importante da lanciare, attenzione alle mani in cui si finisce. Ci racconta come ha scoperto Michelle Hunziker e come l'ha lanciata in televisione? Allora, Michelle, intanto io l'ho conosciuta che era ancora minorenne. Era un concorso di Miss, non mi ricordo il titolo del concorso, insomma, così. Comunque era un concorso di Miss, poi l'ho rivista, non vinse perché era veramente molto giovane, già carina, poi la rividi in un'altra occasione e ho detto vieni da me, e all'inizio avevamo solo i concorsi anche noi, Miss Buona Domenica, quindi fece Miss Buona Domenica. Poi, se non ricordo male, era la Buona Domenica con Lorella Cuccarini e Marco Columbro, si faceva Colonio Monzese, è stato un momento molto bello di televisione, secondo me. Era carina, era fatto molto. Poi Lorella e Marco insieme funzionavano molto bene. Splendidi, io li vedrei ancora bene insieme tutti e due, però. E poi me l'avevano chiesto per fare delle situazioni, ad esempio, non mi ricordo se mai di Regolo, che è uscita da una torta per una festa, un compleanno, e già... Comunque la sua carica, la sua simpatia... Sì, era un programma della Jalappas, me lo ricordo. Vero. Forse mai dire Golo, ma... Non mi ricordo, purtroppo qui stiamo parlando di tanti anni fa. Ma, però comunque ha avuto tanto successo e poi ha cominciato sfilate come fotomodella, perché lei non è altissima, quindi come fotomodella. Poi la sua vita, il suo percorso, il fidanzamento, il matrimonio. Il matrimonio, sì. Però già con il fidanzamento incominciava ad avere una buona chiave per tante porte. E poi, vabbè, gli è stata data. Ecco, questo è molto importante. La fortuna è determinante, ma dare la fiducia. In questo caso l'azienda gli ha dato anche la fiducia, ha cominciato con la Jalappas, ha fatto con Zeliga, insomma, poi gli è stato dato il tacchi a spilla, c'era quella trasmissione, ecco, importante poi che la rete, il direttore di rete, l'azienda dia fiducia a questi giovani. Michelle è veramente un prodotto che l'azienda gli ha dato la fiducia, l'ha fatta crescere. E questo adesso è un bel personaggio. Mentre noi stiamo registrando, sono in corso le selezioni per la ricerca delle nuove veline. Prima di parlarne, vediamo insieme come Paolo Bonolis ha rielaborato il concetto della TV Girl. Dico bene, Francesca? Vediamo con Media Sexy. Una volta, signora Giannatani, esisteva la valletta muta. Ricordiamo le vallette, ad esempio, che aveva Mike Buongiorno all'inizio, no? Magari portavano... E i Campagnoli. Esatto. E Sabina Ciuppini già che aveva osato dire due parole in diretta e lui l'ha zittita subito, è vero. Oggi vanno di moda le veline, le letterine, le schedine, le letterunze. Quando arrivano a un provino, cosa devono dimostrare di saper fare queste ragazze?
devono dimostrare di essere innanzitutto carine, è lì per forza, perché non è ancora esistita così nelle trasmissioni la velina bruttina. Magari però bisognerebbe cominciare a pensare che magari con un bel carattere, con una bella personalità io comincerei. Però devono essere carine, sorridenti, comunicative, avere un bel fisico, sapere magari un po' sfilare, un po' ballare, quindi per poi pensare di arrivare, perché partecipare alle selezioni possono partecipare tutti, ma per pensare di avere l'opportunità di essere tra le finaliste, tutte queste cose devono esserci. Mentre fanno le veline, mentre fanno le letterine, occupano questo ruolo temporaneo, diciamo così, devono, credo, e qui chiedo conferma a lei, impostare comunque una carriera proiettata verso il futuro, altrimenti è molto facile finire questo ruolo e non avere altro da fare. Quindi cosa... È che quando si lavora in televisione tutti i giorni, parlavamo di veline in questo caso, non hanno il tempo per prepararsi a una carriera, perché sono impegnate tra servizi fotografici, prove, prove con il coreografo, prove di dizione, quindi sono seguite sicuramente con un coreografo, con qualcuno, non dico un actor coach, però insomma qualcuno che aiuta anche perché fanno le telepromozioni, quindi hanno... Ma non hanno il tempo, secondo me, per fuoriuscire dallo schema della velina. Questo è anche rischioso, perché poi diventano subito l'ex velina di Striscia la Notizia, questo sì. Non è molto bello. Perché una può essere un'ex velina, ma nel frattempo potrebbe diventare una presentatrice, una conduttrice, una giornalista. Al momento sanno fare quello, e lo sanno fare bene perché sono molto belle. Quest'anno saranno sostituite... E forse avranno il tempo per decidere, per qualche mese andranno avanti con la ex velina, la velina giornali, vecchia. Il fidanzato del cacciatore, eccetera. Parliamo di Giorgia Palmas, di Maddalena Corvaglia, di altre, non pensiamo quasi più che erano delle veline, ormai sono... delle persone. E questo è molto bello, devo dire, è una bella cosa quella che ci sta dicendo a proposito di queste, torno a dire, ex veline. Però lei non se lo ricorda più, forse quando sì, erano... Sì, sono passati degli anni. Degli anni e quindi la Canali stessa, uno non va a pensare... E non viene neanche più definita l'ex velina. Questo è molto bello, è un segno di arrivo secondo me. La invito a rimanere con noi, a allacciarsi la cintura, perché questo è un aereo che il nostro Aristide usa per diffondere la dottrina in giro per il mondo. Dove andiamo? Canali, andiamo in viaggio con Indy. Caro Aristide, non sapevo ci fosse Elisabetta Canalis su questo aereo, non l'ho mai vista, dov'è, nella stiva, l'hai lasciata? Ma guarda, ti dirò, in realtà mi serve il nome della Canalis e la trasmissione di stasera, perché adesso vi porto a conoscere una grande donna del passato, esattamente il luogo dove ha vissuto. Andiamo nel deserto della Siria, vicino all'Eufrate, quindi un posto quanto mai esotico, indefinito, andiamo a Palmira, la città delle palme già menzionata dalla Bibbia, perché qui visse e operò una donna che fece della propria vita un'opera d'arte, cioè la regina Zenobia, coraggiosissima, grande guerriera, ma anche grande amatrice, si innamorò del re locale e alla morte di questi, insieme al figlio avuto da lui, diciamo, governò questo piccolo avamposto che era sotto l'esercito romano, con tale coraggio, con tale fierezza, tanto da opporsi alla stessa potenza di Roma, costituì essa stessa un esercito, la cui guida si schierò e lo schierò contro la legione romana che venne mandata da Aureliano per riportarla a miti consigli, e fu sconfitta, ma fu sconfitta un po' come Leonida a Sparta, mostrando grandissimo coraggio, grandissima personalità e grandissimo fascino femminile. Qui vediamo delle bellissime vestigia che ancora oggi sono visibili in questa perla del deserto. Si arriva da Damasco dopo due ore di tragitto nel deserto, templi colonnati ancora oggi perfettamente integri, veramente un aspetto scenografico, e
la fine di Zenobia fu quella di essere trasportata in catene d'oro davanti all'imperatore Aureliano, che le diede appunto la grazia in qualche modo e morì, diciamo, passò la parte finale della sua vita a Roma, osannata e seducendo anche un senatore, un potente locale. Quindi una storie donna che coraggiosa, si ripetono, ma anche tra l'altro, ecco, storie esatto, che si ripetono, perché era una donna anche abbastanza, era molto intelligente, era molto come dire calcolatrice, non dico calcolatrice in senso negativo, comunque era capiva esattamente cosa doveva fare. Era molto, speriamo che con Sei la TV si possa andare presto a fare qualche produzione qui dove tu ci hai portato oggi, idealmente con la signora Tani come procacciatrice di talenti. Me lo auguro, davvero un piacere. Sono posti bellissimi, oggi la situazione politica è quella che è, però sono posti bellissimi, poi scenografici proprio per la televisione, certo. Poi mantenuti benissimo, esatto. Sono ancora veramente il deserto, in ottimo stato. Il deserto conserva tutto. Per fortuna. Ma adesso anche Pompei hanno recentemente hanno approvato il recupero di, certo, Pompei. È importante. Quindi, perché è la prima voce del nostro turismo, così anche per quei paesi, insomma. Certo. La nostra Francesca arriva dal deserto, sono andato là a cercarla, era coperta dalla sabbia, per questo è mantenuta così bene. Era una mummia. Sì, l'abbiamo sfasciata, poi quando noi abbiamo finito la portiamo in frigorifero, ci pensa Aristide a regolare la temperatura, perché lui è un esperto di queste cose, così si conserva. Per l'ibernazione la togliete al momento, esatto, giusto. Esatto, e glielo consiglio anche come formula da usare con i talenti che lei eventualmente andrà a cercare. No, lo uso per me, perché così non c'è bisogno. Grazie infinite di essere venuta a trovarci. È un argomento di cui non si finirebbe veramente mai di parlare, per questo la invito a tornare, spero lo voglia fare volentieri. Ricordo ancora il suo libro, sempre attuale peraltro, non passerà mai di moda, perché le regole della televisione sono come le regole della grammatica, sono sempre quelle. Gianna Tani, Come nasce una star, consigli e segreti per avere successo in TV, Cairo Editore. Però vi aspetto anche sulla mia web, Gianna volentieri. Tani Web Channel, quindi sarà un piacere avere, e quindi trasmetteremo anche questa puntata molto volentieri, e lì è una TV dedicata solo ai casting, e quindi è con piacere che mettiamo gli artisti al servizio. Grazie ancora, a presto signora Tani, grazie Aristide per questo fantastico viaggio, grazie Francesca per il solo fatto di essere qui, non c'è bisogno grazie che dici Gianni. Niente, che fai, perché basta guardarti veramente per avere la sua parusia, grazie. La sua sì, apparizione. Esatto, la sua epifania anche, no? per avere la giornata, oggi non sono abituata. Per avere la giornata migliorata. Grazie a tutti voi per averci seguito, ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Piacere Mio. Ciao!